Prego, senatrice. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, Ministro buongiorno. Il provvedimento oggi in discussione, interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, nasce, e lo dice il titolo stesso, proprio dall'esigenza di migliorare ed efficientare la macchina amministrativa attraverso semplificazione, supporto e contrasto all'assenteismo. Già il termine concretezza dovrebbe comunicare il chiaro e specifico obiettivo del provvedimento in esame, ragione per cui l'approvazione da parte di quest'Aula sono sicura non mancherà. E mi soffermo sull'articolo 1, il quale porta una nuova ed importante novità, l'istituzione del nucleo della concretezza. Come già ribadito in Commissione, esso è di fatto un tutor che andrà a supportare le amministrazioni pubbliche in difficoltà, diffondendo modelli delle amministrazioni più evolute e virtuose, e avrà anche il ruolo di accompagnare le piccole realtà nei processi di modernizzazione e di digitalizzazione. Sono a mio parere prive di senso le critiche che hanno fatto riferimento a sovrapposizioni e duplicazioni da parte del nucleo della concretezza, il quale ha compiti ben definiti rispetto all'ispettorato della funzione pubblica. E per la tranquillità di tutte le opposizioni, il nucleo concretezza non è un soggetto controllore, ma un nuovo organismo che darà soluzioni concrete alle criticità sollevate dall'ispettorato. Tutto ciò è messo infatti nero su bianco all'interno proprio dell'articolo appena citato. Ho sentito sempre dalle opposizioni tante critiche roboanti ai costi di queste misure, ma al contempo ho sentito un silenzio assordante sui danni anche economici che l'assenteismo crea al Paese e ai cittadini. Perché, cari colleghi, mi aspettavo che nessuno contestasse che l'efficientamento della macchina amministrativa parte proprio dal contrasto all'assenteismo. Invece una parte di quest'Aula l'ha fatto. Le opposizioni in Commissione hanno duramente criticato e cercato di smontare l'articolo 2 con la presentazione di emendamenti che andavano di fatto ad alleggerire drasticamente le misure adottate da questo Governo. Noi abbiamo detto no e lo abbiamo detto con la convinzione che l'assenteismo non sia un fenomeno da minimizzare e da sottovalutare, ma bensì un fenomeno da contrastare. Forse per loro il problema è proprio questo, ma per questo Governo l'assenteismo è il male della pubblica amministrazione e lo è per due serie di motivi. Uno, perché i furbetti del cartellino vengono retribuiti con soldi pubblici. E due, la lotta all'assenteismo è un atto dovuto nei confronti di quei lavoratori che con senso del dovere si recano quotidianamente sul posto di lavoro. Le misure quali la videosorveglianza e l'uso dei dati biometrici, temi trattati nell'articolo 2, servono proprio per rilevare l'accesso nel luogo di lavoro dei dipendenti, senza certo ledere la loro privacy, ma tutelando il principio sacrosanto di equità e correttezza nei confronti di tutti coloro che invece regolarmente e convintamente si recano sul posto di lavoro e che peraltro non hanno alcuna contrarietà all'introduzione di rilevamenti biometrici. Nessuna azione persecutoria nei confronti di nessuno. Vanno tutelati i cittadini e i lavoratori onesti, non i famosi furbetti del cartellino. Hanno poi paragonato il provvedimento concretezza al Grande Fratello di Orwell. Tranquilli, è un'altra cosa. Nella società che Orwell descrive, ciascun individuo è tenuto costantemente sotto controllo dalle autorità. Questo governo lo fa solo agli accessi e, ripeto, i lavoratori per bene ringraziano perché sono stanchi di essere messi al pari dei fannulloni. Ricordo infatti, cari colleghi, che nei comuni italiani i dipendenti sono assenti dal lavoro in media 50 giorni l'anno, ma non mancano realtà al limite dell'assurdo. Basti pensare al comune di Locri, 12.000 abitanti, in cui i dipendenti hanno confezionato una media di assenze pari a 100 giorni l'anno. Poi c'è la Maddalena con 87 giorni d'assenza o Terracina con 80 giorni. Questi sono solo pochi esempi. Questo è ciò a cui fermamente vogliamo dire basta. Basta all'assenteismo, basta allo spreco di soldi pubblici. E non ve lo dico solo come commissario dell'undicesima, ma ve lo dico anche come amministratore di un capoluogo di provincia. Esprimo inoltre ulteriore e convinto sostegno alle disposizioni volte a favorire le assunzioni.
di cui le pubbliche amministrazioni hanno un disperato bisogno, e ritengo molto positivo che nel turnover si dia precedenza a specifiche professionalità. All'Italia serve infatti una pubblica amministrazione diversa. La contrazione complessiva dal 2008 è pari al 7,2%, pari a 246.187 persone uscite dalle pubbliche amministrazioni e non rimpiazzate. La pubblica amministrazione italiana resta anziana, sottodimensionata e poco qualificata. E su questo il decreto concretezza interviene con l'articolo 4, che va a sopperire alle carenze, o meglio alle mancanze, che i governi che ci hanno preceduto attraverso l'assunzione di personale a tempo indeterminato, con un turnover pari al 100%, con assunzioni mirate e rivolte a giovani specializzati in digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi pubblici. L'età media dei dipendenti pubblici di 52 anni e il personale under 35 è pari al 2% dei dipendenti pubblici. E ciò che noi diciamo a gran voce è sì alle assunzioni, sì al ricambio generazionale. Mi è dispiaciuto molto sentire in audizione, proprio da alcuni rappresentanti dei lavoratori, meri interventi politici e poche osservazioni costruttive. Fortunatamente non da tutti, sia chiaro, ma dai soliti noti. Ho sentito incapacità politica, ho sentito azioni populiste. Allora, contrastare l'assenteismo è populismo? Ebbene sì, io sono orgogliosa di essere populista. E poi sentire un senatore dell'opposizione in fase di commissione ironizzare sui nomi dei nostri provvedimenti è stato svilente, sulla concretezza, sulla sicurezza. Però lo comprendo. Comprendo perché la sua parte politica è lontana anni luce, è nel loro modus operandi, perché quando governavano sono stati distanti, lontani sia dall'amministrazione pubblica sia dal problema della sicurezza dei nostri cittadini. Concretezza e sicurezza ce lo chiedono i cittadini per bene, quelli che non credono più nei governi precedenti, fortunatamente, ma hanno dato noi mandato per portare avanti le loro istanze. E mi accingo a concludere facendo riferimento anche all'articolo 5, che reca disposizioni in materia di buoni pasto. Vorrei ribadire, per chi non l'avesse capito, che tali disposizioni riguardano esclusivamente le amministrazioni pubbliche. E lo dico perché ieri ho sentito una collega attaccare il governo e la maggioranza, perché in tale provvedimento non sono stati inseriti anche i pubblici esercizi. Allora, se la legge e i codici non sono un'opinione, l'amministrazione pubblica è una cosa, l'imprenditoria privata, e ripeto privata, è un'altra cosa. Essere accessibile al pubblico non vuol dire essere del pubblico. E capisco che la parola pubblico possa averla tratta in inganno, ma questo provvedimento parla d'altro. Il provvedimento, in conclusione, è un importante strumento con il quale finalmente si cambia la fisionomia dell'amministrazione pubblica, prevedendo strutture e misure a sostegno dei dirigenti nella lotta contro la miriade di furbi intenzionati ad avvantaggiarsi a scapito delle finanze pubbliche, ai danni dei cittadini onesti ed agevolando l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro. Grazie. Grazie, senatrice.